Ciao a tutte, eccomi qui in versione casalinga e un po' nonna papera per farvi il richiestissimo tutorial della sciarpina frufru. Allora, vi dico subito che non ho nel tutorial che ho già registrato, non ho realizzato l'intera sciarpa, ma vi ho mostrato 4 step dall'inizio alla fine della lavorazione per appunto per farvi vedere quali sono i passaggi indispensabili per realizzare questa sciarpina. Quindi ho registrato come si mettono sui punti, come si lavorano, come si uniscono i due gomitoli e come si finisce il lavoro. Il filato che ho utilizzato è questo qui, si chiama in questo caso si chiama Frivola, Frivola Big, e questo è un gomitolo da 50 grammi. Per una sciarpa di questo tipo è necessaria una quantità di filato di 100 grammi, per cui ovviamente io ho comprato 2 gomitoli, ma potete anche trovare un gomitolone fatto in questo modo che è già da 100 grammi. Aspettate che lo trovo, eccolo qua. Vedete? Questi sono 100 grammi. Ed è appunto un unico gomitolone, un'unica matassa, e quindi se comprate un gomitolo direttamente da 100 grammi potete tranquillamente saltare lo step 3, che è quello in cui appunto si uniscono i due gomitoli, perché farete tutta la sciarpa con un solo gomitolo, con una sola matassa. Il filato che dovete cercare, e si trova praticamente in tutte le mercerie, e sicuramente trovate molta più varietà se andate in una merceria grande, o meglio ancora in un negozio che è specializzato e vende solo filati. Comunque, il filato che dovete comprare è questo, e cioè, vediamo se riesco a, eccolo qui, vedete? È fatto in questo modo, cioè vi viene venduto compatto, diciamo, e quindi bisogna poi stenderlo per iniziare la lavorazione. Quindi il filato è fatto in questo modo qui, è fatto a rete. Quindi se non siete esperte, se non frequentate abitualmente le mercerie o i negozi di filati, basterà che voi chiediate un filato a rete per realizzare la sciarpa frufru, io la chiamo così. Come ferri, se non avete i ferri dovrete comprarvene almeno una coppia, un paio, e sono i classici ferri da maglia. Si possono usare dei ferri abbastanza grossi per questa lavorazione. Io comunque, vabbè, ne ho in casa di diverse misure, di diversi diametri. Questi qui che ho usato nel video, poi che vedrete, sono dei ferri 5. La misura si riferisce al diametro, quindi allo spessore del ferro, quindi questi sono 5 mm. Potete usare anche dei ferri più grossi a seconda delle esigenze, insomma. Bene, credo di avervi detto tutto e quindi di potervi lasciare al tutorial, quindi su come realizzare la sciarpa nei 4 appunto step fondamentali. Ringrazio tantissimo il cameraman, cioè mio marito. Abbiamo realizzato questo video insieme per forza di cose, perché vedete che tra poco, insomma, vedrete che avevo proprio bisogno di qualcuno dall'esterno che mi filmasse. E quindi abbiamo aspettato il sabato in modo che ci fosse a casa anche lui. E quindi lo ringrazio, grazie Matteo, un bacio. E basta, vi lascio il tutorial. Tutte le domande che avete, tutte le perplessità, le curiosità, me le lasciate in un commento qua sotto e vi risponderò come al solito. Allora, il gomitolo si presenta con il filato fatto in questo modo. Quindi la prima cosa che devo fare è distendere, diciamo, questo filato, perché come vedete è
è fatto in questo modo, no? È fatto a rete con delle maglie, come vedete, molto molto larghe. Io userò i ferri da questo lato perché vedete che questo è più grosso, quindi questo formerà il bordo esterno. Allora, adesso vi faccio vedere come iniziare il lavoro e quindi come mettere su i punti. Praticamente è veramente molto molto semplice, perché ogni occhiello sarà uno dei miei punti e per questa sciarpa io metterò su solo 8 punti. Quindi, siccome vedete che il filato è molto molto, come dire, sottile, perché i buchi sono molto larghi, allora per fare in modo che il lavoro tenga un pochino, lo ripiego per i primi occhielli, lo ripiego su se stesso, in questo modo, e diciamo per i primi 4-5 punti metterò su i punti appunto doppi, i punti appunto, ok, vedete? Quindi quando ho piegato l'inizio del mio filato, vado semplicemente ad infilare, io sono destrorsa per cui il ferro lo metto sotto l'ascella destra, diciamo, e vado ad infilare i punti in questo modo. E ne metto su appunto 8, quindi 1, 2, 3, adesso continuo con l'occhiello singolo, 4, 5, 6, 7 e 8. Questi sono gli 8 punti che costituiranno il mio lavoro. Ok, allora adesso vi faccio vedere come avviare le maglie, quindi come effettivamente si lavora. Anche questo è molto molto semplice, perché tutti i ferri saranno lavorati a maglia dritta, che è la più semplice. Quindi per lavorare a maglia dritta io infilo il ferro destro sotto al sinistro e con l'occhiello successivo che mi ritrovo nel filato lo infilo in questo modo e lo butto giù, quindi scavalcando con il ferro sinistro il destro. E continuo semplicemente in questo modo, quindi apro l'occhiello, lo infilo, scavalco, infilo il ferro destro sotto al sinistro, cerco di allargare l'occhiello, lo infilo e scavalco. La lavorazione è tutta così. Quindi, come vedete, è semplicissimo. La cosa forse più difficile è aprire l'occhiello, ma per il resto, ecco, qui è dove abbiamo messo i punti doppi, per cui andrò a prendere tutti e due gli occhielli insieme e li lavorerò come se fossero un unico punto, ovviamente. E continuo così per tutti i ferri della mia lavorazione. Ecco qui, eccolo qua. Vedete che già si comincia a vedere che praticamente questa sciarpa si fa da sé, nel senso che l'effetto frufru della sciarpa è dato proprio dal filato in sé, da come è fatto. Adesso facciamo insieme anche il secondo ferro e vedrete che la procedura è sempre la stessa, perché si lavora sempre a maglia dritta, per cui questo tecnicamente si chiama punto legaccio. Quindi vedete, apro l'occhiello, lo infilo, scavalco, ferro destro sotto il sinistro, occhiello, scavalco. Vi dicevo che questa lavorazione è adatta anche per chi non ha mai preso i ferri da maglia in mano, anche per chi ha scarsa manualità, perché è veramente semplicissima, cioè questa sciarpa si fa da sé. Ed ecco qua, abbiamo già fatto i primi due ferri e questo è il risultato.
Allora, facciamo conto che voi, come me, abbiate comprato due gomitoli da 50 grammi. Arriverà un momento in cui dovrete passare da un gomitolo all'altro. Di solito quando si lavora con un filato di lana o di cotone normale, si fa semplicemente un nodino tra i due filati che poi andrà sull'interno del lavoro e si continua. Qui ovviamente non è necessario e sarebbe anche molto antiestetico fare un nodo, quindi come facciamo ad unire i due filati senza annodarli? Andremo semplicemente a sovrapporre, quando mettiamo conto che questo gomitolo stia per finire, quindi io avrò questa parte, ok? Questa parte qui che diciamo finisce più o meno qua, ok? Vado semplicemente con il secondo gomitolo che inizia, vado a sovrapporre i filati facendo in modo che gli occhielli, vedete, si sovrappongano come ho fatto all'inizio ripiegando il filato, no? Quindi in questo modo, facendo in modo che gli occhielli si sovrappongano, praticamente io passerò da un gomitolo all'altro senza che neanche si veda lo stacco. Vedremo giusto l'inizio, diciamo, di un gomitolo e la fine dell'altro, ma questo sarà più o meno a metà della sciarpa e quindi si confonderà nel frufru del filato che, come vedete, questa è la sciarpa fatta e finita. In tutto questo frufruamento, ovviamente l'unione dei due filati chiaramente non si vede, ok? Quindi non vi preoccupate, qui non c'è problema di nodo, non c'è problema di stacco, perché tanto non si nota. Ok, quindi adesso lo facciamo insieme, facendo finta che appunto il primo gomitolo stia per finire. Sovrappongo i due occhielli e quindi, come al solito, infilo il ferro e qui, con i due filati sovrapposti, quello che sta per finire e quello che inizia, vado semplicemente a lavorarli insieme. Vedete? Li prendo entrambi e procedo esattamente come prima, quindi tutto comunque a maglia dritta. Ok, allora facciamo finta, perché io ovviamente non lavoro tutta la sciarpa insieme a voi, facciamo finta che siamo arrivati alla fine del nostro lavoro, quindi abbiamo unito i nostri due gomitoli, siamo arrivati alla fine anche del secondo, dobbiamo buttare giù le maglie per chiudere il lavoro. Allora adesso vi faccio vedere quest'ultimo passaggio. Per buttare giù le maglie io di solito faccio così: prendo il primo punto senza lavorarlo, lavoro il secondo, normalmente come una maglia a dritto, niente di diverso, poi riprendo, vedete, da sotto in questo modo, da davanti a dietro, riprendo il primo punto e scavalco il primo. In questo modo mi è rimasto un solo punto, vedete? E continuo così per tutto il ferro, quindi lavoro a dritto, riprendo il punto precedente da davanti a dietro, scavalco. Mi deve rimanere sempre solo un punto sul ferro destro. Lavoro il punto, scavalco, lavoro il punto, scavalco, avendo le maglie così, avendo gli occhiali così grossi, con un lavoro appunto abbastanza lasco, questo procedimento è molto semplice, perché appunto avete un certo spazio, quindi la maglia non è lavorata stretta, anzi. Quando arrivo all'ultimo punto, vedete, me ne è rimasto uno solo, eccolo qui. Quando arrivo all'ultimo,
Qui ovviamente nel momento in cui finisco effettivamente il lavoro ho pochissimo, pochissimo filato, no? Facciamo conto che ce ne siano pochi centimetri. Io cosa faccio? Questo, tenendolo ben saldo, lo estraggo dal ferro e con il poco filato che mi è rimasto, che mi deve rimanere alla fine, praticamente lo infilo. Nell'ultimo punto, come se fosse un occhiello, faccio un nodo e chiudo il lavoro. Fatto, avete finito la vostra sciarpa. E come vi ho detto prima, il risultato finale è questo qui. Questa è la sciarpa ripiegata in quattro, viene piuttosto lunga perché se la svolgo tutta, vedete che è parecchio parecchio lunga. Ecco, così è piegata a metà. Vedete, quindi è una bella sciarpona abbastanza lunga, molto molto morbida e soffice e molto frufru. Di solito i filati sono un po' così melange, non proprio tinta unita, poi dipende, si possono anche trovare le tinte unite tipo tutto nero, tutto bianco, però di solito vedete sono un pochino melange, quindi fanno anche un effetto di ulteriore movimento. Bene, questo era tutto. Fatemi sapere se realizzerete questa sciarpa ed eventualmente mandatemi le vostre foto della sciarpetta indossata. Io per il momento vi saluto. Se avete delle altre domande, delle altre, se avete delle domande, lasciatemele sotto nei commenti e io vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao!